Allora, ad ogni artigiano è stata data una sfera di polistirolo bianco che ognuna ha reinterpretato, rivisto, aperto, decorato, fatto, rifatto in base alla propria attività che svolge normalmente nella propria azienda. Ci sono artigiane che normalmente si occupano di artigianato artistico, per cui chiaramente hanno fatto un tipo di decorazione in linea con la parte artistica che loro sviluppano ogni giorno. Ci sono anche artigiane, tipo per esempio carpenterie metalliche, elettriciste, eccetera, che hanno fatto delle sfere senza, diciamo, avere un background artistico alle spalle. E secondo me, poi insomma, lo giudicherete voi, sono tutte belle. In più abbiamo unito le eccellenze del territorio di Abbiategrasso.